ben ritrovati ad Acqua Mazzurro. L'Empoli ottiene un prezioso pareggio a Genova e sale così a 7 punti. Tanti i temi, anche la polemica arbitrale sollevata da Gasperini. Ne parliamo insieme a Giacomo Cioni ed Andrea Vignolini. Intanto buonasera. Buonasera. Buonasera a tutti. Salve. Giacomo, iniziamo subito dal pareggio, perché Tonelli è riuscito a segnare, anche se sembra ci sia stato un tocco di mano, però il gol è veramente molto prezioso perché il rollino di marcia dell'Empoli è valido. È valido, sì, due sconfitte, poi 5 pareggi importantissimi per gli azzurri, poi c'è stata quinto la vittoria. Quinto risultato utile, esatto, consecutivo. Sì, perdonami, la vittoria col Palermo e poi comunque da 5 giornate l'Empoli non perde, e credo che sia una continuità forse inaspettata per una neopromossa. Giustamente Sarri ieri diceva hanno fischiato il Genoa, perché alla fine della partita c'è stato un po' di tensione di un gruppetto di tifosi con Gasperini. Dice fischiano il Genoa perché quando si gioca con l'Empoli deve essere uno fisso, invece non è così. L'Empoli sta dimostrando che ha un grande preparazione atletica, un gioco veramente spettacolare, e tutti, diciamo, i critici a livello tecnico lo stanno confermando, e poi soprattutto ci mette tanto cuore. Ieri è arrivato questo gol assolutamente di mano, non involontario, perché lì c'è stato un tocco ravvicinato di Maccarone che ha spizzato la palla, forse la palla poteva anche entrare, però Tonelli si è ritrovato il pallone su praticamente l'avambraccio e è rimbalzato in gol. Se si vede l'azione a velocità normale, difficilmente si riesce a capire che l'ha presa di mano. Poi vabbè, tutte le varie slow motion ormai ti consentono di vedere qualsiasi tipo di particolare, si vede chiaramente, e è buffo che durante la esultanza si vede Tonelli che lì per lì contentissimo va da Maccarone, si abbracciano, si dicono qualcosa e Tonelli fa: Maccarone, guarda, vai a sentire, perché c'era il gruppetto di tifosi di giocatori del Genoa, fra l'uomo, insomma, il quinto arbitro di linea, l'arbitro, che erano molto arrabbiati, insomma, e soprattutto Perini, il portiere del Genoa, se l'è visto proprio rimbalzare lì davanti, erano molto arrabbiati. Detto, diciamo, assolutamente involontario. Assolutamente involontario, però il gol, eccolo, il gol era da assolutamente da annullare, però insomma, a livello, cioè nell'aritmetica della partita, assolutamente meritatissimo questo pareggio. Anzi, l'Empoli ha avuto tantissime occasioni con Verdi, con Pucciarelli, una clamorosa nel primo tempo. È stata una bellissima partita, bella. Poi Marassi, anche se sono partite non belle, campo ostico, sì, però è proprio bello da vedere, quindi bene. Io direi una cosa: ieri, devo dire, anche la decisione arbitrale, secondo me, oggi lo confermano le pagelle a Cervellera, che ha diretto la gara ieri a Marassi. Insomma, sono quasi tutte molto discutibili, come ha detto Sarri, avevamo fatto 2 gol, forse ci hanno dato quello sbagliato, perché sinceramente il fallo di Pucciarelli su De Maio, poi rivedendolo, non mi è sembrato così, diciamo, evidente, tale da negare il gol all'Empoli. Quindi ieri secondo me è fluito anche un po' l'arbitro, oggi sui quotidiani del resto ha tutti i voti negativi. Poi sulla prestazione dell'Empoli non c'è niente da dire, cioè io fossi un tifoso dell'Empoli starei sereno in questo momento, cioè c'è da stare sereni per il gioco che riesce a esprimere questa squadra, è incredibile, ma è così. Forse magari, anzi, per il gioco che ha espresso questa squadra ha forse raccolto pochi punti in classifica, questa potrebbe essere la riflessione, però in questo momento la squadra riesce a esprimere una fluidità di gioco, un trovarsi tra i giocatori con tocchi, schemi con tocchi di prima, gli schemi che evidentemente Sarri prepara in allenamento, che è, secondo me, evidente, cioè lavora grande, molto bene. E poi Sarri, secondo me, ha una grandissima capacità anche di gestire lo spogliatoio, perché non è facile, diciamo così, dire a Maccarone o a Tavano, che sono due navigati sia in Serie A che in Serie B, dire stai in panchina e fai posto a Pucciarelli perché non hai i 90 minuti nelle gambe. Secondo me vuol dire che lui evidentemente lo spogliatoio lo sa gestire ed è anche autorevole agli occhi dei giocatori. Quindi in questo momento, sinceramente, per il gioco che esprime l'Empoli, io mi azzardo a dire, secondo me, io ho visto
Empoli-Milan il primo tempo, per l'intensità, per il gioco che ha espresso l'Empoli, forse non ho visto una squadra che ha giocato a quel livello in Serie A, nel primo tempo di Empoli-Milan. Noi l'Empoli ha fatto vedere un calcio che va sottolineato, va esaltato, giustamente. Poi, ad esempio, in quella partita, se la analizziamo a fondo, per quanto riguarda il Milan, poi al secondo tempo c'è stato un calo fisico evidente, quindi anche sul dosare... Quindi la gestione poi della partita. Però il risultato di ieri testimonia che hai ottenuto un punto su un campo difficile giocando bene e che Sarri può riuscire in questo grande miracolo che è la salvezza dell'Empoli in Serie A, perché ci sono tutte le carte in regola per poterlo fare. Poi ci sono dei giocatori, magari dopo ne parleremo. A me, cioè, uno come Valdifiori, mi domando cosa ci sta a fare l'Empoli. È il fallimento del calcio italiano se uno come Valdifiori gioca a Empoli, perché è bravissimo. Cioè, perché uno come Valdifiori gioca a Empoli e le squadre Serie A... Con tutto il rispetto per Empoli. Con tutto il rispetto per Empoli, ci mancherebbe. Ma e le squadre di Serie A sono infarcite di stranieri dalle dubbie qualità tecniche. E uno come Valdifiori gioca a Empoli. Cioè, questo è un tema sul quale bisogna ragionare. E poi non solo, insomma, mi pare che ci siano dei giocatori. Rugani mi pare già destinato ormai a una carriera da futuro protagonista del calcio italiano. Ma poi, insomma, andando avanti, vedo Tonelli, che mi pare un altro giocatore sicuramente interessante. Mario Rui, non so dove l'hanno preso, ma sono stati bravissimi a prenderlo questo giocatore. E del Parma, e poi ha giocato l'anno prima nel Gubbio. L'inserimento sicuramente. Ma ti posso dire che ce ne sono tanti di giocatori così, in tutta la Serie B. Basta seguire bene, bene, bene la Serie B. E a me, quando mi hanno detto che Florenzi andava alla Roma e era titolare con la Roma, io non mi sono stupito, perché abbiamo visto che a Empoli un paio di anni, e soprattutto l'ultimo prima che tornasse alla Roma con il Crotone, era un giocatore eccezionale. Purtroppo il calcio è fatto dai procuratori e i direttori sportivi seguono poco le partite, a parte qualcuno, qualche mosca bianca come Sabatini e magari lo stesso nostro Marcello Carlo. Il calcio va guardato, va visto, i giocatori bisogna andarli a vedere sul campo, e secondo me le squadre si rimetterebbero a posto diversi bilanci, avrebbero delle squadre molto più cattive e con tanta voglia di fare. Valdifiori, Croce, lo stesso Croce, sono giocatori di una classe, di una tecnica eccezionale, eppure le ritroviamo solo adesso in Serie A grazie all'Empoli. Per quanto riguarda quello che dicevi del gioco dell'Empoli, l'Empoli non sta facendo altro che continuare quello che ha fatto nell'ultimo anno e mezzo, perché proprio lì è cresciuto veramente tanto il gioco, e ieri ci sono stati degli scambi che io dicevo, sto guardando o la partita in diretta oppure è una PlayStation, perché facevano veramente impressione. Infatti il Genoa è andato in difficoltà in due quarti d'ora, nel primo quarto d'ora del primo tempo e nel secondo quarto d'ora del secondo tempo, poi quando è arrivato il gol sono andati in difficoltà. E poi il Genoa, parliamoci chiaro, cioè, ieri ha segnato con un gol gioiello di Bertolacci, è stato un gol incredibile. Se non trova il gol in quel modo, non so come lo ma trova. Ma io ritorno alla partita con la Roma che ha dimostrato forse un pelino più della Juve di essere in questo momento la squadra più forte del campionato. La Roma ha giocato... O quantomeno due squadre che fanno un campionato a parte. Sì, la Roma non è che è venuta a Empoli e è andata... E ha messo sotto l'Empoli, ha segnato tre gol. Cioè, ha faticato... È stato un autogol perché ci fu il palo e poi Sepe che... Ha segnato, diciamo, grazie poi a quello che è stato il migliore in campo della partita, perché Golan nella Roma fu il migliore in campo. A me in questo momento non sta stupendo. Io non voglio essere, però, che non dico questa classifica, però che l'Empoli sarebbe andato così bene nelle prime giornate non mi stupisce, perché è il proseguo dello scorso anno. Adesso bisogna vedere quando una squadra come il Genoa, che ha cambiato 14 giocatori, si mettono insieme dopo nel giorno di ritorno, sicuramente risalgono. Quindi il punto interrogativo a tuo avviso sarà la continuità nella stagione? Esattamente. E la rosa c'è, devo dire che anche se Sarri continua sempre con gli stessi giocatori e fa bene, perché fortunatamente non ci sono impegni a livello di infrasettimanali, no? L'Empoli si può preparare, stamattina ha ripreso la preparazione, ora si pensa al Cagliari, però diciamo che se reggono tutti questi giocatori, se Pucciarelli
continua anche così. Questo, il fatto che comunque abbia ripreso subito immediatamente dopo, nonostante abbia giocato comunque in posticipo e il giorno perché dopo subito già in campo, tra virgolette, purtroppo c'era partita in anticipo quel sabato col Cagliari e quindi dove non potevano fare altrimenti stavolta, perché hanno avuto il posticipo e subito dopo l'anticipo. Non questa è bellissima una questione cosa, di calendario. Ma, sì. Ma devo dire, poi tra l'altro l'Empoli E per forza di sabato, perché poi c'è l'infrasettimana. L'Empoli sta giocando tutte le partite in casa fino a questo momento in orari e giorni incredibili, tranne che la domenica alle 15. È vero. Sono una partita. Diciamo un Empoli non senz'altro favorito dal calendario. Fino ad ora non ha mai giocato la domenica alle 15, che sarebbe Una volta, mi sembra col Palermo. No, 12:30, quindi non ha mai giocato ad oggi, il campionato è iniziato da 7 giornate, già giocato 7 giornate, non hai mai giocato una domenica in casa alle 15 da un certo punto. Altra cosa importante. La prossima sarà di sabato, quindi si continua, cioè 8 poi c'è, partite. Poi c'è l'infrasettimanale, poi ci sarà la Juve. E poi arriva la Juve. In anticipo. Anche questo. Una cosa, Cagliari, Sassuolo, Juventus, Lazio. È il secondo pareggio in rimonta, perché anche a Verona contro il Chievo, l'Empoli andò sotto e ripareggiò anche questo. È un segnale psicologico, esatto, perché sono tranquilli e questo è importante, perché loro tanto una sconfitta fuori casa all'Empoli ci può stare, no? E come a Genova ci può stare? Anche voglio appunto dire. Siamo in Serie A, quindi anche per questo la sta arrivando un'alchimia particolare, la classifica che non gli consente anche di osare un pelino di più, voglio dire, non sono intruppati là sotto. Sono pochi punti di vantaggio, ma il campionato è appena iniziato. Un tema che possiamo analizzare è questo, chiederei diciamo così anche l'aiuto a Giacomo, cioè se veramente vedremo in campo dal primo minuto, perché fino ad oggi Sarri non l'ha mai fatto, la coppia Tavano-Maccarone. Allora, quando partiranno i titolari? Perché fino ad oggi Sarri si è ritrovato anche tra o Pucciarelli e Tavano oppure Maccarone e Tavano. Caso di ieri sono partiti Pucciarelli e Maccarone, poi dopo sono entrato Tavano. Così esattamente, come è successo col Palermo. E bravo, esatto. Credo che queste staffette potranno proseguire, perché in questo momento Pucciarelli sta davvero bene. Ieri gli è mancato il gol per 20 centimetri. Anche se oggi un po' di quotidiani hanno dato anche l'insufficienza. Sì, perché non è stato il solito Pucciarelli, e poi ha fatto quell'errore un po' cattivelli, devo dire. Però ci sono 4 giocatori titolari. Maccarone, Pucciarelli, Tavano e poi c'è Mecelizze, che anche ieri sera ha fatto molto bene. Tavano ieri è entrato benissimo, ha fatto 3 o 4 azioni. Sì, ma vediamo Michelizzi in realtà che ha giocato molto poco, perché lo vediamo senza voto in più quotidiani. Però è entrato in una fase in cui il Genoa stava cercando di tornare in vantaggio e ha iniziato a lanciare le palle alte che hanno messo in difficoltà i giocatori del Genoa. Però stavo dicendo che questi 4 giocatori, più Verdi, che non ce lo scordiamo, sta facendo un signor campionato. E poi c'è questo Zielinski, che è il vice Verdi ormai. Sono 6 giocatori, tutti offensivi, che Sarri sta muovendo in maniera molto intelligente, e credo che... Tra l'altro lui è molto abile, ho visto, a utilizzare... Quando tu vinci, quando è un allenatore che ti fa giocare così bene, cosa deve fare il calciatore? Gli dà retta, no? Gli dà retta. Idilliaca. Qui siamo tutti ragazzi che non se lo sarebbero mai immaginati lo scorso anno di essere a giocare... Stanno vivendo un sogno, veramente. La maggior parte ragazzi cresciuti, l'abbiamo detto più volte, nel settore giovanile dell'Empoli, perché Tonelli, ma anche Pucciarelli, cioè, sono le forze, stanno segnando tantissimo nella squadra di Sarri, ma sono frutto del vivaio azzurro. Assolutamente, lo stesso Mecelizze, preso in Georgia, ma è da quando aveva 15 anni che è qui a Empoli, insomma. Cresciuto proprio nel vivaio. Tra l'altro, vedendo anche un po' di numeri, vediamo tiri in porta 4 per quanto riguarda il Genoa e 6 per quanto riguarda l'Empoli, ad avvalorare ancora di più quanto dicevamo prima, di senz'altro un pareggio arrivato nel secondo tempo, ma prezioso per l'Empoli, per la squadra di Sarri, e comunque veramente importante. Piccolo break, state con noi, a tra pochissimo.